Buonasera e ben arrivati. Lunedì 14 febbraio, San Valentino col Bardo. Beh, insomma, io spero che abbiate qualcuno che vi voglia bene nella vita e che magari avete visto prima di arrivare qui per questa live. O ancor più bello sarebbe se la state vedendo insieme a questa persona speciale. Fatto sta che siamo qui anche oggi pronti a parlare di wrestling. E iniziamo ringraziando Urginea che ha rinnovato l'abbonamento per il settimo mese. E siamo a 7. Siamo a 7. E vai! Grazie mille, Urginea. Grazie mille, Bardo Faraone, per te. Grazie mille, grazie davvero. E ben arrivati a tutti quanti. Nicolaus, tu stavi giocando a Doom, mai sentito il richiamo, la campanella, come nei film del vecchio West, quando c'è da mangiare, suonava la campanella e dai campi, oppure dal recinto dei cavalli, tutti accorrevano al tavolo della capofamiglia, almeno in cucina, che metteva sul desco scodelle piene di qualunque cosa. Non siamo single, stiamo facendo lo sciopero del sesso, Simon Direff, per avere i pay-per-view in italiano, ci stiamo sacrificando. Anthony Cuomo, 9 mesi, 9 mesi, 9 mesi, grazie davvero. E siamo già saliti a 2, 2 su 10. Non credo che stasera arriveremo al perfect 10, perché mi fermerò pochino. Ho ancora un problema al dente. Niente di grave, ho i punti, devo tenerli 2 settimane e sono imbottito di antibiotici e storicamente gli antibiotici su di me creano strani, stupefacenti, mirabolanti effetti collaterali. Quindi un'oretta credo di resisterla, poi vediamo. Ad ogni modo, siamo pronti? Abbiamo un po' di cose di cui parlare, ma vedo che vi siete focalizzati su San Valentino. Oh, Mattia Ricci 9516, un anno! Un anno! Un anno! Un anno! Un anno! Un anno! Yeah! Sta partendo l'hype train. 94%. Lo facciamo arrivare alla prima stazione? Manca un cicinino. Poco poco, magari un segnale sonoro, visto che ora potete acquistare anche quelli se avete proprio soldi da buttar via. Vedete voi, eh? Eh sì, mi mettono sonnolenza gli antibiotici, ma anche appetito. E a volte mi scombussolano anche l'intestino, mi fanno andare al bagno tipo 3 volte in un'ora e poi non faccio niente, però mi viene l'urgenza e poi dico, ma perché ci sono andato? Non so se vi è mai capitato. Io dico, oh, Montezuma, poi arrivo e dico, ma dov'è? È finito? Cioè, non c'è niente, vabbè, pazienza. Ottimi argomenti di discussione. Mattia Ricci, niente di grave, ho tolto uno dei denti del giudizio, che ha iniziato a rompere le scatole qualche settimana fa, solo che essendo un dente particolare, per estrarlo c'è bisogno di un'operazione un po', non dico complicata, ma invasiva. E poi ti mettono i punti e andrò a toglierli non questo sabato, il prossimo. E nel frattempo devi prendere questi antibiotici che sono dei siluri, dei missili. E poi devi anche sciacquare con un collirio particolare. Fermenti lattici può essere una buona idea, Orginea. Li ho comprati spesso, tipo Enterogermina o altre cose. Assimilabili ai fermenti lattici quando siamo andati in America a WrestleMania perché avevo una paura folle di stare male o di avere la necessità di raggiungere il bagno durante le live e lì non potevi alzarti e allora mi portavo l'enterogermina tra le varie cose per regolarizzare un po' la digestione. Mattia, tu hai sempre avuto paura del dentista. Ti capisco, come io delle punture. Ti capisco, a me non fa paura andare dal dentista. In generale, però, mi ha sempre dato fastidio quando mi mettono il cotone in bocca perché mi viene da rimettere. Quindi ho spesso detto: non mettetemi quelle robe lì perché
perché mi viene il rigetto e è brutto. Infatti, per questa operazione non mi hanno messo nulla. Sì, qualche scainata me l'hanno data, però tutto tranquillo. Tutto tranquillo. No, no, il mio è il John Cena dei dentisti, giovane, ruspante e abile. In realtà era la prima volta che andavo in questo studio. Il mio dentista, almeno quello a cui mi rivolgevo di solito, stava a Milano. Poi con la pandemia e con la malattia prima di mio papà sono tornato a vivere a Lecco e quindi ho dovuto dismettere quello specialista. Adesso ne ho trovato uno nuovo nella mia città, ma era la prima volta che ci andavo perché con la pandemia, lo sapete, ho dovuto alzare al massimo le difese e le prudenze. Quindi nemmeno il dentista mi sono più concesso, Nemmeno il dentista, ma adesso ci sono tornato. Amici, 1:20, e che diamine, non facciamo partire il treno, dai, non deludetemi, È il treno, 94%, me lo tenete lì così? Rosy Bindi, Rosy Bindi, 94%, e che diamine, Amici, ma Villa Cop, Palo Sniper, stasera non rispondo alle domande sul wrestling. Stasera facciamo un po' di news, quindi tenetevele buone quelle domande lì, perché insomma nelle altre dirette invece sia qui che su YouTube invece replico con grande frequenza. Quindi se vi va parliamo di qualche news e la commentiamo insieme, ok? Allora, San Valentino ne abbiamo parlato, della mia condizione orale pure. Che c'è da dire? Beh, c'è da dire del quiz. È venerdì, ho visto che vi è piaciuto tanto. Il treno è sempre il treno, Chris Ayan, però mi sa che oggi non fa neanche la prima stazione. Ben arrivati a tutti nuovi. Emanuele, vi ha immaginato con giacca e cravatta trasparente, attraverso la quale si vede lo sfondo dei libri. Ci pensa Firenze a fargli fare la prima stazione. Firenze 87 lancia il Freccia Rossa verso l'infinito e oltre. Grazie, grazie Firenze. Sei appena arrivato e pum, hai dato l'ultima spinta, l'ultima scossa. Ha fatto l'aziendalista. Ci sta, ci sta. Boom, boom, livello 1 completato. Dai, siamo contenti così. Siamo contenti così, grazie mille. Dicevo, ho letto le vostre opinioni sul quiz, sul server Discord, e alcune cose non le posso fare. Ad esempio, mi avete chiesto di inserire la possibilità di avere un redo su una risposta data, ma il programma non lo permette. Quindi prendo alcuni suggerimenti per come possono essere accolti, gli altri, ahimè, sono vincolati a quello che il programma stesso, l'applicazione, l'estensione permette. E non sono tante cose, a dire la verità. Sì, abbiamo un piccolo server Discord, Big Checco Morfini, lo puoi richiamare col comando, se no ogni tanto esce in automatico. Emanuele l'ha fatto per te, quello è il link, se ti va ti aspettiamo, mi raccomando. Allora, Elimination Chamber è questo sabato, lo show inizia sul WWE Network alle 18. Oggi ho sentito l'avvocato CM Paolo e vi posso confermare che facciamo la live reaction, ci colleghiamo qui su Twitch attorno alle 17 circa, magari 17.05, 17.10, ma l'idea è verso le 17, così l'avvocato potrebbe arrivare anche un pochino dopo, così vediamo di fare magari i pronostici tutti insieme. Esatto, alle 17 inizia il pre-show, mentre in America c'è il pre-show. Facciamo i pronostici, vediamo un po' le ultime notizie, senza andare a cercare anticipazioni noiose o sgradevoli, e tastiamo il vostro umore sui match che si svolgeranno, ok? Non ci sarà il Frank Cilento, Godzilla è stato molto chiaro, a lui dedicare così tante ore a internet o alle iniziative web non gli garba più. Non gli piace, però
potrebbe esserci nella live del lunedì su YouTube, nel caso la facciamo, del lunedì successivo, per parlare della kermesse. L'ultima volta si è divertito, quindi rendere il suo esserci un qualcosa di speciale può essere la scelta giusta. Tra l'altro, il Frank ha partecipato in incognito al quiz, ve lo ricordate? Ce l'aveva detto l'avvocato CM Paolo. E gli ho chiesto: Frank, ma perché non sei arrivato fino alla fine? Sarebbe stato divertente, no? Che poi ti smascheri e dici: avete visto? Sono il Godzilla. Però mi ha detto che aveva da fare, ha giocato per un po' di domande, mi ha detto che ha perso le prime due o tre, credo le prime due, ed era al secondo posto, malgrado avesse perso le prime due. Però ha dovuto rinunciare. Però, tuttavia, mi ha detto: il prossimo che fai, se sono libero, magari ci gioco. Quindi potrebbe esserci nei prossimi quiz anche la caccia al Godzilla, Potrebbe essere divertente, cioè un gioco nel gioco. Fare il punteggio più alto e superare quello del Frank, che non è facile, perché il Frank ha buona memoria, a differenza mia. Quindi sulle domande che hanno a che fare con i ricordi, il Frank è una bomba, Beh, su Sasha avrebbe sicuramente indovinato, ma non stava giocando su quella domanda, è entrato dopo. È entrato dopo. Va bene, va bene, va bene. Faccio le domande su Shawn Michaels. Potremmo farlo, Voi e il Godzilla a rispondere su Shawn Michaels. Sarebbe divertente. Con lui che si arrabbia perché ovviamente è specializzato in Bret Hart e non in HBK. C'era anche una domanda tra le prime su AJ Styles. Sì, esatto. Un intero quiz su HBK, Emanuele. Chi ha battuto Shawn Michaels sul War Series 97? Siete dei marcioni però, Frank, non ascoltarli, non sanno quello che dicono. Intanto Live Train è terminato, ma anche se ci siamo fermati alla prima stazione, io vi ringrazio tanto, perché già arrivare alla prima per un canale piccolo come il mio è tanta roba, è tanta roba. Grazie mille, grazie mille. Yuhu! Hype lul, hype lul. Simon Diref, per come erano presentati ai tempi, Bret Hart era il compunto professionista del ring. Shawn Michaels era il belloccio che piaceva alle donne che volevano trasgredire. Quindi, restando sulla tipologia di personaggio proposto, era più facile tifare per Bret Hart. Indubbiamente. Indubbiamente. Allora. Vediamo qualche news del giorno. Cosa significa essere VIP su questo canale? Oh, mamma mia. Praticamente Twitch, a seconda degli abbonati che hai e anche degli spettatori medi che fai, ti dà un po' di badge VIP che puoi dare ai tuoi spettatori più ricorrenti. Non ti dà nessun vantaggio essere VIP. Significa però che sei un veterano del canale, per come la gestisco io, e che hai dato prova di essere una persona affidabile e ben educata. Purtroppo gli stemmi VIP sono pochi, quindi li ho assegnati per ora alle prime persone che hanno risposto a queste qualità, e più il canale cresce più me ne danno. Ad esempio Firenze87, che fa 1000 donazioni ed è sempre preciso, non ha lo stemma VIP, dovrei darlo anche a lui. Appena vedo, magari c'è già, è un po' che non guardo, devo dire la verità, e magari me li hanno già ampliati. Appena vedo che ho degli stemmi VIP in più, mi prodigo per darli a chi, insomma, è qui da tempo e si comporta sempre bene. Se non ce lo avete e siete in questa casistica, non è che ce l'ho con voi, è che non ce n'avevo più. non ce n'avevo più. Attenzione Francesco Ruta, siamo in modalità no spoiler. Fortunatamente hai scritto cavolo nel messaggio e il bot l'ha preso come, non dico un'imprecazione, ma come un qualcosa da fermare.
Occhio perché se fai spoiler rispetto alla programmazione su Dimax ti devo bannare. Quindi ti è andata bene, però stai attento, eh. No spoiler significa che seguiamo la programmazione su Dimax. E quello che, di cui parlavi su Dimax, l'ho commentato stamattina, non è ancora andato in onda. Allora, perché c'è Bray Wyatt nel titolo? Perché ne parliamo tra poco. Allora, nevica da me, quando ho guardato poco fa, no, però c'era un freddo da neve. Oggi sono andato in farmacia ad approvvigionarmi di antibiotici e ho detto, c'è proprio il vento da neve. Noi laghe che abitiamo sul lago, ce ne accorgiamo, quindi mi sa che è in arrivo. Francesco, vai sereno, un errore può anche starci. Io ho detto ti banno, magari ti sospendevo 10 minuti, però ecco, attenzione sempre, attenzione, non fatemi fare la Gestapo. Però tenete presente che devo tutelare tutti quelli che seguono quella linea temporale, ok? Intanto scuse accettate, vai sereno, ok? Anzi, grazie che hai capito e non te la sei presa. Allora andiamo alle news, dai. E iniziamo proprio da lui, dai, da Vince McMahon. Allora, questa non è una news, ma è un modo per ribadire, e voi siete gli araldi, siete gli apostoli, siete quelli che queste cose le sentono, per ribadire come il web su Vince McMahon sia proprio una merda. E scusate se uso una parola forte, sapete che il mio linguaggio è spesso pulito. Però guardate qua cosa hanno fatto. Vince McMahon è felice dell'attuale prodotto WWE e crede che non ci sia nulla da aggiustare. Fix è aggiustare, riparare, mettere a posto, insomma. E tu dici, ma strano, cioè Vince McMahon ha smesso di concedere interviste a metà degli anni 80. Non che non l'abbia più fatto, ma da lì in avanti le ha centellinate. Poi, soprattutto, in successione, in conseguenza dello scandalo steroidi di inizio anni 90, ha ulteriormente diminuito le sue uscite pubbliche. E infatti, se cercate interviste con Vince McMahon, non ne trovate. Quindi uno dice: ma chi è che ci ha parlato? Chi è che lo sa? Chi è che è un suo stretto confidente? Tanto da poter scrivere un titolo di questo genere. E ora vediamo da dove esce. Mike Johnson, che è una firma di PW Insider, ha fatto una sessione di domande e risposte con i frequentatori del sito. Uno di questi gli ha scritto: non credi che il prodotto WWE sia stale, ovvero ristagnante? Soprattutto considerando i grandi talenti che hanno nel loro roster, questa persona che ha scritto ha anche fatto notare che, a parte pochi nomi come Brock Lesnar e Roman Reigns, tanti combattenti molto abili in WWE non sono presentati, secondo lui, nella migliore modalità possibile. Johnson, quindi questa firma di PW Insider, ha risposto che la WWE non sta fissando, quindi non sta intervenendo su questa questione, perché secondo lui Vince McMahon non pensa che ci sia qualcosa da aggiustare. Quindi ha dato una sua opinione. Ha aggiunto che la WWE ha fatto un miliardo di dollari l'anno scorso sul bilancio, ha ottenuto un bilancio strepitoso e questo mette al riparo Vince McMahon da molte critiche. Poi ha aggiunto: ci hanno detto, ma non dice chi, ci hanno detto che Vince McMahon lancia e propone quello che crede sia il meglio e non vuole che niente e nessuno modifichi la sua visione. Ecco perché gli show sono presentati nel modo in cui li vediamo ed ecco perché niente cambierà
nei tempi a venire, almeno non nel breve periodo. Quindi, e torno sul grande, così leggo anche la chat. Quindi abbiamo l'opinione di uno che scrive su internet che è diventata un titolo. Vince McMahon è felice, ma non c'è una sua quote, non c'è una sua dichiarazione. C'è l'opinione di una persona, probabilmente anche preparata, che dice una banalità. Con il bilancio che hanno, e ve l'ho detto io stesso tante volte, quante volte ve l'ho detto, è probabile che WWE si dica: guarda quanti soldi facciamo, perché sbatterci? Perché cercare guai? Quando gli ascolti e i soldi incassati non cambierebbero più di tanto. Teniamo per ora la narrativa com'è, ovvero buona di solito per i main eventer, estremamente zoppicante, e sono generoso per i mid e i low carder. Ma mettere in bocca queste parole a Vince McMahon, io non ci penserei mai. Ma il titolo lo fai solo se le fai dire o pensare a Vince McMahon. Perché Michele Posa o Johnson di PW Insider pensano che alla WWE vada bene per mille motivi, il bilancio, bla bla bla. Il comparto narrativo non è una notizia. Ma Vince McMahon che dice che va tutto bene, quindi fa la figura dello scemo, per chi vuole avanzare delle critiche, ecco che allora si crea l'ambiente giusto per far cliccare e generare la reazione di pancia. Quindi occhio perché siamo punto e a capo. Negli ultimi giorni leggevo anche altre cose connesse ad esempio a Vince McMahon che non crede, oltre a strappare i copioni, non crede negli spot al Super Bowl. E infatti quello WWE trasmesso al Super Bowl, girava voce, l'ha pagato Peacock, che è il servizio in on demand streaming in America che si è comprato il WWE Network. Tra poco parleremo di Peacock perché l'avvocato nel pomeriggio mi ha dato delle informazioni veloci, ma credo sicuramente giuste proprio su Peacock. Quindi girava questa roba, ma voglio dire, che ne sanno? Io vengo da 20 anni in una TV nazionale, Sky Sport, in una emittente vista in tutta Italia. E gli accordi che fanno i dirigenti non sono pubblici. Non credere in uno spot al Super Bowl? Cioè, siamo seri? Non ci crede perché lo paga Peacock? Innanzitutto, siamo sicuri che l'abbia pagato Peacock? Se sotto c'era un accordo di share di spesa, non lo rendono pubblico. E se vai a vedere chi ha staccato l'assegno, che probabilmente è Peacock, beh, il fatto che abbia pagato lei non significa che dietro non ci possa essere un accordo tra le parti. Quindi anche quella roba lì che girava su Vince McMahon, guarda il vecchiaccio rimbambito che non si sponsorizzerebbe durante il Super Bowl, l'evento più visto in America e nel mondo, quando in passato la WWE comunque gli spot li ha fatti. Ha fatto anche un halftime show in contemporanea con un match, un paio di volte credo, una volta di sicuro. E insomma, lascia un po' perplessi. Lascia un po' perplessi. Allora, in quanto a Peacock, oggi mi ha scritto l'avvocato e vado a prendere proprio il cellulare e mi diceva: domani sbarca Peacock anche in Italia. Non so se c'è qualche news, adesso vado a cercare mentre vi parlo, però l'avvocato sa le cose prima anche delle news ufficiali, in questo caso. Allora no, c'è proprio la news, il servizio di streaming di NBC Universal arriva domani, ecco qua, un attimo, che accetto i cookies. Ok, arriva domani. I clienti Sky e Now in Italia avranno accesso gratis, qui dice, a tutti i contenuti di Peacock. Ecco, l'avvocato mi ha scritto però che WWE non c'è. Come ipotizzavamo, stando alle informazioni raccolte dall'avvocato CM Paolo,
che è un guru, che è un esperto in materia di programmi TV e loro diffusione, soprattutto sul wrestling, perché è una cosa che lo appassiona e lo interessa. Chiaramente ci saranno i programmi base di Peacock, ma non quelli che hanno una chiusura geolocalizzante. Quindi qui vediamo che ci saranno i Peacock Originals, come Bayside School e via dicendo, qualche produzione non originale ma interessante, i film più famosi di Universal, però WWE, come era nei piani, salvo clamorose sorprese, ha un contratto che vale solo per gli Stati Uniti, tant'è che nelle conferenze con gli azionisti sono già due volte che Nick Khan, uno dei presidenti della WWE, dice che stanno trattando per venderli in giro per il mondo questi diritti, e l'accordo con Sony in Indonesia potrebbe essere la punta dell'iceberg. Di conseguenza, a meno che l'avvocato Sian Paolo, che ho visto in chat, non ci dia ulteriori ragguagli, le cose saranno così, ok? Le cose saranno così. Vi avevo detto di non illuderci, che ogni cosa diversa da questo scenario sarebbe stata una grande sorpresa. Beh, aspettiamo ancora il varco, non si sa mai, però il cielo sembra coperto. E no, Nick Khan non è parente di Tony Khan, Mats 99. C'è solo questa curiosità che Nick Khan, presidente, uno dei presidenti di divisione della WWE, ha il cognome uguale a Tony Khan, che invece è il proprietario della All Elite Wrestling. A volte il wrestling ci regala anche queste casualità. L'avvocato non ha altre news per ora, però è qui e come una sentinella, come una piccola vedetta, continuerà a scandagliare il web per portarci le ultime chicche dal mondo televisivo. E va bene, Shane McMahon crea tensioni a caso nello spogliatoio, ma poi fa trattative commerciali. Emanuele, sono le distonanze del web, che non ha le mezze misure. Non ci sono più le mezze stagioni e non ci sono più le mezze misure. E non c'è più neanche Elias, che ha bruciato la chitarra, ha detto che stava cambiando, che si sarebbe modificato e poi è sparito. Allora, su Elias gira questo rumors. Guardate la foto. La foto è tratta dalle immagini promozionali di WWE 2K22. A meno che non sia un falso, ormai non mi stupirei di nulla. E lo vediamo con un ring attire differente rispetto al passato. Ora, c'è chi dice che questo personaggio, almeno nei colori e nella proposizione, avrebbe dovuto essere quello nuovo. Quindi questa è l'immagine del teorico nuovo Elias. Ma questo outfit sarebbe stato scartato perché è troppo simile, visto che Elias ha i capelli lunghi e la barba, a quello che era una volta Macho Man Randy Savage. Ora, io questa somiglianza, visto che i tempi di Macho Man li ho vissuti, non ce la vedo proprio. Cioè, Macho Man aveva i costumi lunghi, le vestaglie, i cappelli, gli occhiali. Io non vedo nessuna somiglianza con Macho Man Randy Savage, in particolare. E in generale, cioè, mi sembra un brutto outfit, non caratterizzante. Sembra uno Zack Ryder con una faccia diversa, con un fisico un po' differente. Però insomma, non so come gestirla questa news, se di news si tratta, perché l'ho vista, ho detto boh, fa quasi ridere e non so come commentarla. E allora adesso vengo a leggere quello che state scrivendo in chat. È banale, né? Se per questo può somigliare anche a Rollins, a Reigns, a McIntyre, beh, può somigliare un po' a tutti. Diciamo che non mi sembra un'estetica caratterizzante. Cioè, prima con la chitarra in spalla,
i jeans, i vestiti un po' da biker, un po' da vagabondo, sembrava effettivamente un cantautore metropolitano. Il Bob Dylan dei poveri, se vogliamo, ma comunque aveva un'immagine identitaria. Ma così, cioè, o veramente gli scrivi una grande storia, oppure è uno come tanti, è uno come tanti. E ripeto, Macho Man Randy Savage si caratterizzava non per la barba, che come scrive Emanuele ce l'hanno in tanti, o per i capelli lunghi, ma per i vestiti sontuosi, fuori dall'ordinario, per gli atteggiamenti, i cappelli, le cose strane. Francesco, ma quanti beat mi stai regalando? 1000. Ma sono un'enormità, un'enormità, mi raccomando, con i beat, io ti ringrazio, sostieni economicamente le mie live, lo facessero in tutti, avrei villa con piscina. Però occhio, se sei giovane, io non so quanti anni hai, se sei giovane datti una moderazione, se sei giovane datti una moderazione, se invece lavori e quel denaro è tuo, allora grazie 10.000 volte. Se è quello dei tuoi genitori, ne vanno bene anche 100 a volta e siamo felicissimi. Grazie davvero, grazie davvero. Ah, sul sito 2K c'è proprio quella immagine, Crash 8, sei andato a controllare. Ottimo, ottimo, quindi sappiamo che non è un fotomontaggio. Però è banale. Cioè, come primo impatto non sembra qualcuno che dici, wow, voglio vedere cosa fa. Roman Reigns come primo impatto con i tatuaggi, le cose, anche se fosse uno sconosciuto dici wow, voglio vedere cosa fa. Ma Elias con i vecchi vestiti ti viene voglia di dire, oh, il menestrello, il cantautore, sentiamo cosa si inventano. Così dici vabbè, è uno Zack Ryder che ci ha creduto di meno, posto che ora Zack Ryder con il suo nome sta ottenendo grandi successi. Ma questo è un altro discorso, stiamo parlando solo dell'aspetto estetico. Anche perché ad Elias vogliamo bene, parla italiano, con noi è sempre stato gentile, parlo del sottoscritto, del Godzilla Luca Franchini, quindi insomma, persona a modo, simpatica, c'è questa anche italianità di fondo. Ci aveva raccontato che suo padre veniva come origine dall'Italia, quindi insomma difendiamo un po' i nostri colori. Chissà se mai esordirà davvero con un personaggio nuovo. Francesco, non credo a quello che scrivi, almeno non credo che fossero quelle le sue motivazioni, altrimenti WWE non avrebbe portato online quelle scenette per fargli bruciare la chitarra e mandarlo via, cioè l'avrebbero licenziato in 4 e 4-8 e ciao. Allora, a proposito di wrestler licenziati, qui ci sono degli stralci di un'intervista a Rusev, che ora in All Elite Wrestling si chiama Miro, che secondo me sono molto interessanti. Ci sono almeno due cose che meritano una discussione. Quindi, anche se Rusev è andato a lottare altrove, queste cose prese dal podcast di Kurt Angle, secondo me vanno viste e lette, ok? Allora, innanzitutto racconta di come la partnership con Lana on screen fosse un'idea di Dusty Rhodes. Una persona brillante, dice Rusev, molto intelligente. E Lana aveva firmato con la WWE da pochi mesi. Ci siamo conosciuti e in un paio di settimane Dusty Rhodes ha scoperto che poteva parlare in maniera perfetta sia in inglese che in russo. E anch'io avevo lo stesso background linguistico. Dice Rusev, credo che i dirigenti si siano interessati a me dopo un dark match con Dolph Ziggler, visto da Triple H. E Triple H ha chiesto chi io fossi. E una cosa tira l'altra e alla fine io e Lana abbiamo iniziato a lavorare insieme. Quando eri nel territorio di sviluppo,
Spesso nelle promo class facevi cose divertenti per far ridere gli altri. Ed era bello, cioè si faceva gruppo. Ma un giorno ci hanno detto: provate a fare qualcosa di serio. E noi l'abbiamo fatto. Ci abbiamo provato, ci siamo fatti ispirare da Rocky IV con Drago e Ludmilla. Abbiamo iniziato a parlare e a Triple H è piaciuto tanto. Io e Lana abbiamo iniziato come amici perché avevamo diverse cose in comune. Lei è cresciuta in Latvian, che però non voglio sbagliare. Tra l'altro non vi stavo facendo vedere. Non vi stavo facendo vedere gli estratti. Allora, lei è cresciuta in Latvian, che non è questo che sto traducendo, che è Lituania, secondo me, sì, lettone. Quindi lei è cresciuta in Lituania per 12 anni, che come sapete è una nazione che fa parte del blocco est e una nazione dove c'è la stessa mentalità che era presente in Bulgaria. E ha avuto a che fare con le stesse cose con cui ho avuto a che fare io. Tra l'altro, ho anche visitato la Bulgaria, quindi grazie a queste esperienze comuni abbiamo legato facilmente. Addirittura parlavamo in russo tra di noi. Sin dall'inizio non ho voluto complicare le cose, innanzitutto perché la vedevo come troppo distante da me in termini di bellezza. E poi non volevo trovarmi con il cuore a pezzi. Quindi ero contento di esserle suo amico. Avevamo una relazione a livello professionale e tanto mi bastava. Poi però col passare delle settimane e dei mesi abbiamo iniziato a scriverci con maggior frequenza, una cosa tirata l'altra e ora siamo sposati. Rusev racconta anche di come Triple H abbia combattuto ferocemente per farli arrivare insieme nei roster principali, perché altri dirigenti volevano separarli. E questo è interessante perché può riguardare anche quello che è successo con Scarlett e Karrion Kross, posto che Scarlett ha avuto il problema che le è scoppiato un seno sostanzialmente, da quello che abbiamo capito. Perché cosa dice Rusev? Dice che alcuni dirigenti, quando sei quando sei un cattivo, qui parla anche di Vince McMahon, proprio in maniera specifica, è un'idea di Vince. Dice, quando vuole presentare qualcuno come Monster Hill, preferisce che sia da solo, perché crede che l'affiancargli una donna in qualche modo gli sottragga it, ovvero gli sottragga, chiamiamola, come dire, gli sottragga reazione scenica, perché in qualche modo l'odio o l'astio poi viene dirottato sulla donna o l'interesse anche estetico, si sposti dal combattente all'accompagnatrice. Ed è un concetto secondo me corretto questo, cioè di Vince ha ragione. Il Monster Hill guidato da una donna è un rischio, non vuol dire che non debbano esserci, vuol dire che vanno studiati molto molto bene. Quindi qui Rusev dice che alcuni dirigenti, tra cui Vince, erano contrari alla loro partnership. Ma Triple H si è speso molto affinché invece la cosa accadesse come poi è accaduta. Allora, vengo un attimo a leggere la chat. Lettonia, sì, Lettonia. Lana rubava lo sguardo, esatto. Però attenzione, Lituania o Lettonia? Aspettate, aspettate, ora dobbiamo scoprirlo. Adesso faccio un copia e incolla esatto, che prima non mi ha preso, non so perché. E scopriamo l'inghippo. Scopriamo l'inghippo. Lettonia, Lettona, Lettone, Lettonia, credo. Va bene, va bene, va bene. Allora. Adesso c'è la cosa importante, ulteriore in questi estratti, eh?
Quindi è Lettonia, Lituania era Xana che non ha combattuto nel Royal Rumble match, come si diceva. Attenzione, adesso andiamo a un altro estratto. Quello che secondo me è più interessante, oltre a questa roba di Vince, che è concreta rispetto all'altro schifo che gira, solo che l'altro schifo fa fare i click, questa roba è tecnica, non se la... insomma, ci siamo capiti, nessuno, cioè non piace. Allora, parla del licenziamento da parte della WWE Rusev e dice, ero molto felice. Dice che la pandemia, mentre la pandemia è scoppiata, noi abbiamo iniziato, qui parla di un noi, tra poco capiamo chi, noi abbiamo iniziato a combattere per alcuni dei nostri diritti, perché non credevamo che fosse giusto il farci volare ogni settimana per registrare lo show televisivo. Immersi in quelle circostanze, senza che ci fosse una particolare attenzione su di noi. Qua dice without anybody caring. Semplicemente non credevo che fosse giusto. Eravamo in un piccolo gruppo di messaggi, un gruppo credo WhatsApp, a little group text. Quindi hanno creato un gruppo su un social, probabilmente WhatsApp, che got leaked out to the office. Quindi dice che lui e altri atleti, non sappiamo chi, sappiamo che Rusev è un grande amico di Cesaro, è un grande amico di Sheamus, col quale ha comprato casa nella stessa via, sono vicini anche, almeno se non si sono trasferiti erano vicini, no? Però dice questo gruppo in cui parlavamo dei nostri malumori, qualcuno lo ha fatto vedere alla dirigenza. Ma noi non stavamo complottando, stavamo semplicemente parlando tra di noi. Quindi stavano discutendo su un'azione possibile da fare dietro le quinte, non clamorosa, senza fare baccano, per portare alla dirigenza queste lamentele. Però dice Rusev, questo gruppo è stato queste dichiarazioni, questo gruppo di testo, questo gruppo social è stato portato all'attenzione della dirigenza e un paio di giorni dopo mi hanno licenziato. Un po' mi sono arrabbiato, lo diceva anche prima, mi sono incazzato per 30 secondi, dice Rusev, perché ero preoccupato per la nostra salute e per i protocolli connessi ad essa. Ma dopo quei pochi secondi mi sono sentito felice, sapendo che ora ero libero di fare tutto quello che mi andava di fare. Intanto Magic Silence, grazie, grazie per l'abbonamento 7 mesi insieme al Bardo, 7 mesi qui in community, grazie per il sostegno che stai dando a questo canale e soprattutto al sottoscritto. Quindi vai a sapere cosa si scrivevano su quel gruppo, che io immagino WhatsApp, che è il più facile, insomma, in cui interagire. Vai a sapere cosa si dicevano, vai a sapere se la storia è vera, però... Però è una cosa che non era uscita e mi stupisco che non se ne parli in giro, perché sembra quasi una ritorsione. Ora, Rusev ora ha un'agenda personale che diverge da quella della WWE, quindi potrebbe anche enfatizzare un po' le cose. Però questa è una cosa interessante. Non sappiamo chi c'era in quel gruppo, quindi possiamo solo fare supposizioni che non sono la verità. Tuttavia, vedete, c'è un dietro le quinte interessante. Alcuni lottatori in ambito pandemia, stando a Rusev, iniziano ad esprimere del malumore, vogliono accordarsi per fare un'azione comune, magari per andare tutti insieme o presentare un documento scritto da tutti. Ma quel gruppo in cui parlano
diventa noto alla dirigenza e dice Rusev: non so se è vero, chissà perché, ma nel giro di pochi giorni mi hanno licenziato. Purtroppo non aggiunge chi sono gli altri nomi, quindi non possiamo verificare se tutti sono stati licenziati oltre a Rusev, oppure se solo lui è stato punito perché magari era quello che scriveva le cose più gravi, o magari hanno punito solo lui perché oltre a scrivere delle cose gravi era anche quello che da mesi sbuffava e sui social lasciava intendere di voler andare via e strizzava l'occhio ad altre compagnie, All Elite Wrestling in primis. Quindi ci sono troppe cose che non sappiamo. Come scrive Chris Sayan, non è detto che ci fossero dentro Cesaro e Sheamus. Magari c'erano dentro i Good Brothers, i Revival, Zack Ryder. Chi lo sa? Chi lo sa? Rambo 8 underscore 9, grazie per il quarto mese d'abbonamento. Grazie davvero, grazie, thank you so much, grazie mille. Grazie, siamo a 5, dai, 5 abbonamenti in una sera sono un bel numero per il mio canalino, grazie davvero amici, grazie davvero. Però ecco, avete visto quante cose accadono che se Rusev non avesse aperto la borsa delle parole non avremmo mai saputo. C'è davvero un mondo lì dietro. Innanzitutto questa fuga di notizie, questo qualcuno che va a far vedere i messaggi e loro che si trovano in braghe di tela, ma dal letame, da una cosa negativa, come cantava De André, nascono i fiori o i diamanti, visto che alla fine Rusev è stato licenziato e ha ottenuto quella libertà che da tempo agognava. Ora, io non seguo la All Elite, lo sapete, quindi vi faccio una domanda. Ma Rusev lì, lo chiedo a voi che magari la vedete, cioè lì Rusev finalmente, e non lo faccio con malizia, attenzione, è diventato un upper carder main eventer? O è allo stesso livello nella card che occupava in WWE? Quindi titoli secondari ma quasi assoluta impossibilità di sfondare una certa soglia. Perché io credo che lui sia molto più felice ora. Sicuramente lotta di meno, è più tranquillo, può stare maggiormente insieme a sua moglie, quindi sicuramente è più contento. Però non sto leggendo tanto su di lui, cioè non mi sembra che l'interesse, parlo da estraneo e da esterno, della All Elite Wrestling sia poi così alto su Rusev. Parlo di scelte di carriera qua. Il traditore sul posto di lavoro c'è sempre. Giorgio è più o meno allo stesso livello. Emanuele dice che non è nulla di che. Zendler ci ricorda che è stato campione, credo secondario però. Otto Matto è un midcarder ma importante. Xelavi ha fatto un regno discreto col titolo secondario. Ecco, tu hai messo un po' insieme tutte le informazioni. In All Elite non combina nulla e non diventa un main eventer. Zebrone è un po' la seconda che ho detto a grandi linee. Ho capito, intanto grazie per aver partecipato, la prima volta che scrivi, grazie per essere qui insieme a noi. Ora è scomparso Giorgio, boh, magari è infortunato, Ha iniziato un buon percorso, dice Seven Fiend, tenendo presente che la struttura All Elite è diversa da quella WWE a livello di esposizione. Ho visto che ne parlavate su Discord, scrivendo che gli atleti top non necessariamente compaiono ogni settimana, ed è una cosa secondo me anche abbastanza intelligente questa. Ripeto, non seguo All Elite, ma ho letto le vostre considerazioni e tutto sommato si sposavano, aderivano a dei consigli che tutti insieme abbiamo dato alla WWE. Cioè, vedere Seth Rollins 50 settimane all'anno alla fine lo rende vecchio ai nostri occhi, ma se ci fosse un ricambio degli atleti on screen è chiaro che le cose alla lunga anche per i wrestler stessi migliorano. Il casino è che WWE ha dei programmi come Raw che sono di 2 ore e 20, e se ci togli i main eventer
gli uomini immagine come Seth Rollins o Becky Lynch o Bobby Lashley, e è chiaro che il programma un po' arranca, cioè devono metterli dentro necessariamente, necessariamente. Zebrone, non sapevi che fossi su Twitch? Beh, ora ci sei, ben arrivato, eh? Ti accogliamo a braccia aperte. Beh, insomma, sapete che quando c'è da dire delle cose, almeno delle opinioni personali, cioè non importa la federazione, quindi sapete che non sono aziendalista per davvero. È paradossale perché i veri aziendalisti sono quelli che in realtà vengono definiti gli equidistanti. Io compro anche le trading cards della All Elite e mi struggo perché non so ancora se aprirle. Cioè, capite? Capite i drammi? I drammi, mi autoammonisco. I drammi, i drammi, i drammi. Alan Pulito, stasera non rispondo a domande off topic. Se però questa la tieni in caldo, nelle prossime dirette qui e su YouTube, probabilmente sarai accontentato, eh. Allora, idem per Jarvis che partecipa per la prima volta. Ragazzi, questa è una live di WWE News, non di domande e risposte. Qualche domanda la replico se è connessa però al tema di cui stiamo discutendo. Vincenzo ha vinto il titolo TNT che può valere quello degli Stati Uniti, ma nulla di clamoroso. C'è da dire che stanno mettendo sotto contratto tante persone al giorno. Beh, credo di aver letto che arriveranno presto anche lì dei tagli. Tagli al personale, sembra un video di Maccio Capatonda di tanti anni fa, ma è la natura della disciplina, cioè purtroppo il wrestling è così, eh? Purtroppo il wrestling è così. Allora, Marisa, prendi nome e cognome, cosa lo denuncio subito. Processo per direttissima, signore, gli faccio fare subito un processo per direttissima e per diffamazione. Va bene, faremo un processo per direttissima, Emanuele. Grazie per il sound alert. Ma chi è che processiamo, Emanuele? Me? Processiamo me che sono aziendalista solo a metà? Per direttissima, Marisa, no! Non prendere nome e cognome. Lasciami in libertà vigilata almeno. Lasciami in libertà vigilata almeno. Comunque, tornando alla notizia, è molto strana, eh. È molto strana sta roba, cioè il gruppo che viene spoilerato la dirigenza sono equidistante e quindi merito la galera. È molto strana sta roba. Gabba Style 89, settimo mese col bardo, settimo mese col bardo e vai, e vai. Francesco Verde, gli audio sono un modo per farvi spendere bits, ok? Io lo dico in maniera proprio plateale. C'è una cuffiettina viola da qualche parte, credo qua sotto, dove ti escono i soundbites che per ora ho caricato. E se tu paghi bits, partono durante la live. Cioè, un modo per fare caciara e per me per guadagnare qualche spicciolo. Insomma, è proprio una cosa plateale. Io lo dico senza peli sulla lingua, non mi nascondo, eh? Non mi nascondo dietro ad uno specchio. Comunque, quando ho letto sta roba ci sono rimasto un po' lì, perché una rivendicazione sulla salute nel momento della pandemia, se credi che i protocolli adottati non siano al massimo, beh, secondo me è un'osservazione che ci può stare. Poi dipende come ne parlavano. Se nella chat scrivevano questi rimbambiti, togliete rimbambiti e metteci un insulto, sono proprio dei rimbambiti e metteteci un insulto diverso, mi stanno tutti sulla cima della patata, metteteci un insulto diverso e capite che la situazione è diversa. Se la chat invece era educata è un'altra cosa, però non avendola letta, non essendo di pubblico dominio, non possiamo saperlo. Non devo essere così equidistante. E vabbè. Allora, ci sono ancora un attimo due cosine che volevo mostrarvi.
Sono carine, e questa è, diciamo, la cultura che non gira sui siti, ma ripeto, viene consegnata a voi affinché la divulghiate. Questa l'ho presa per il nostro amico Seven Fiend. Io sapevo che sarebbe passato e quindi potevo forse privare la diretta di un qualcosa legato a Bray Wyatt. Sì che potevo. Beh, però devo fidelizzare la mia utenza. E quindi eccolo qua, Bray Wyatt, ora The Wyndham Rotunda su Instagram. Foto di San Valentino. Beh, vedo che se la passa bene, se è una foto di oggi. L'ha pubblicata 6 ore fa. Poi magari è una foto di repertorio, Seven Fiend lo saprà meglio di me. E cosa scrive Bray Wyatt? Scrive: spero che riusciate a trovare qualcuno che vi stia al fianco quando siete in cima al mondo e che sia lì a raccogliervi quando ci siete sotto. Buon giorno di San Valentino, grazie per essere la mia ragione, e vuol dire grazie per essere la mia ragione di vita. E va a taggare Jojo Offerman, che lo sappiamo è la sua compagna, e hanno avuto anche una prole, ok? Quindi li vediamo qua sul motoscafino. Non credo sia villa con piscina, ok? Non credo che abbia una piscina nella quale ci sta un motoscafo o un'imbarcazione, però mai dire mai. Mai porre limiti ai propri desideri. No, credo che siano foto di repertorio. Dai, qui li vediamo, credo, in un lounge bar. Lei vestita da sera, immagini un po' fluo. E poi lei, insomma, contenta, felice, ben truccata, col rossetto e boh, stanno andando in giro, è in macchina. Magari questa foto è più recente e stanno andando a festeggiare San Valentino. Può essere, però visto che bravo, vi parlo anche di Bray Wyatt. E vabbè. Quella in barca è recente, dell'ottobre scorso. Lei è vestita da sera e lui vestito malissimo come sempre. Emanuele, ci sta. Io sono un Bray Wyatt, ma bisogna essere dei Bray Wyatt. E che diamine, la comodità deve battere l'estetica. Però non ditelo a chi vive a Milano, la città della moda, perché in quel caso non ti fanno neanche sedere nei bar più sgangherati. Quindi auguri a Bray Wyatt, a Jojo Offerman e a tutti quelli che passano o passeranno o hanno passato questo San Valentino in buona compagnia. Viva la palude! Barbari, in alto i calici! Allora, l'ultima notizia del giorno che volevo commentare con voi è una cosa molto curiosa. Credo che l'avesse già discussa Seth Rollins, però guarda caso si sposa con una domanda un po' estemporanea che è passata poco fa in chat su CM Punk. Era off topic, quindi non ho risposto. Ovviamente CM Punk difficilmente tornerà in WWE, però Seth Rollins ha raccontato durante una recente intervista varie cose, ad esempio che gli spiace di non essere grande e grosso, perché se fosse stato più grande e grosso avrebbe avuto delle facilitazioni, almeno per quanto riguarda la sua carriera. Inciso personale mio, non è detto. Però insomma ha anche raccontato di quando voleva allenarsi con CM Punk ma non ci riuscì. Allora ha parlato al Pat McAfee Show e ha detto: avevo 14 anni e tutti parlavano dell'Attitude Era, si discuteva della DX, di Steve Austin, della NWO, della WCW, e io adoravo il wrestling e non parlavo di nient'altro. E allora con gli amici avevamo costruito un trampolino e ci giocavamo e facevamo dei finti show di wrestling in giardino. Però volevo allenarmi, volevo diventare un vero wrestler. Non volevo essere uno di quelli che entravano nell'industria e venivano segnati con la penna rossa. Qui lui parla di Black Ball,
che è un termine tecnico per indicare i wrestler non affidabili, un termine che era in utilizzo principalmente negli anni della NWA, quando veniva indicato ai vari soci della confederazione chi non mettere sotto contratto, perché era un combattente legato a promotion fuori legge, ovvero che non si erano iscritte a questa organizzazione. Quindi dice Seth Rollins: non volevo che il mio nome venisse segnato in una lista nera, nella lista nera di quelli che non si sono mai adeguati, che non si sono mai allenati adeguatamente. Quindi volevo fare gavetta, mostrare rispetto alla gente che già era nell'ambiente e via dicendo. Così sono andato, intanto fatemi bloccare queste robe qua. Allora, così sono andato a Filadelfia per allenarmi. Sono andato in macchina, ci ho buttato dentro tutte le mie cose perché speravo di essere allenato da CM Punk. Qui ovviamente parla di quando aveva qualche anno in più perché parla di auto. Dice, CM Punk era una grande star in WWE. E oggi lo conosciamo tutti, lavora per un'altra federazione. Ma quando sono arrivato ho scoperto che non avevo i soldi per pagarmi l'allenamento, cioè non li avevo. Non avevo assolutamente idea di come vivere da solo, perché non ero mai andato al college e in più non sapevo neanche farmi la lavatrice, non sapevo lavarmi i vestiti, non sapevo assolutamente affrontare il mondo da solo. Ero un completo idiota. Quindi, non avendo i soldi per allenarmi con CM Punk, sono tornato a casa, sono tornato indietro. E alla fine mi sono allenato in uno shipping warehouse, che è un magazzino dove vengono stoccate le cose da spedire. Mi sono allenato in questo magazzino a Chicago nel freddo inverno del 2004. Mi ha allenato un atleta indipendente, Danny Daniels, che è stato suo mentore. I primi match di Seth Rollins li ha disputati con lui, in coppia o anche contro, ed è stato lui ad insegnarmi buona parte di quello che conosco sul business del wrestling. Quindi carina, carina anche questa storia, eh? Come il film di Jerry Calà, vado a vivere da solo. Era quello che andava ad affittare l'ultimo piano dal tizio che andava a cercare se stesso in India, Chris Sayan, e se lo trovava completamente vuoto e spoglio di tutto. Era quello, no? Era quello, se non ricordo male. Ad ogni modo è divertente perché io mi immagino questo viaggio della speranza di Seth Rollins che dice: "Uè, c'è CM Punk che insegna, cioè vado là e divento un campione, no? Mi addestra CM Punk, vuoi mettere?" Perché noi Seth Rollins lo vediamo in TV da tanto tempo e pensiamo: "Ci avrà 40 anni, cioè combatte ad alto livello da tantissimo", invece ne ha 35, che non sono 40, è ancora molto giovane, mobile, cioè è un lottatore ancora al top della sua professione, eh? Però è carina sta storia che butta tutto in macchina e poi torna indietro sconsolato e capisce che nella vita reale, se non sei addestrato anche a stare da solo, poi la paghi. Cioè, finché hai chi si prende cura di te, è comodo. Quando invece sei tu quello che deve fare le cose, cambia da così a così, eh? Allora, Emanuele, dai, non essere così disfattista, eh? È tuo coetaneo, solo che io sono un fallito, eh? Su via! Non farmi entrare in discussioni filosofiche, siamo tutti falliti e siamo tutti eroi. Devi solo trovare quello che qualcuno diceva che fosse un centro di gravità permanente. Ed essere contento di ciò che sei, non di ciò che hai, di ciò che sei, basando ciò che sei su quello che dai e ciò che ricevi a livello emotivo. Perché altrimenti stai dando a qualcun altro il potere di decidere se tu sei uno che ha vinto o uno che ha perso, o se sei un fallito o un vincente. E invece non sei niente di queste cose, tu sei e basta. Ti mando la parcella.
Faccio anche da psicologo o da filosofo, da quattro spicci, da quattro spicci. Ad ogni modo, quando ti senti così, ricordati sempre che alcol e film comici, in moderazione il primo, in alta quantità i secondi, ti possono un po' tirare su. Soprattutto film comici, quelli vecchi, dove potevano dire anche cose un po' così, che oggi sono politicamente scorrette. Sei nichilista ma anche autoironico. Ci sta, meno male, meno male. Zebrone, io parlo anche di quello che vedo. O l'Elite Wrestling, New Japan, non le seguo, non le vedo. Quindi che te devo dire? Se non le seguo e non le vedo, è meglio rivolgersi per quegli ambienti lì a chi vede, a chi segue e a chi ne è competente, no? Io parlo per quello che leggo, però leggo poco e poi leggere non è come vedere. Film comici anni 80 e 90 sono i migliori. Beh, insomma, abbiamo avuto una bella generazione noi di attori che hanno interpretato quel filone, i vari Paolo Villaggio, i Lino Banfi, i Renato Pozzetto, insomma, ce ne sono tanti che ci hanno fatto ridere. A me piacciono anche le cose con Alvaro Vitali quando fa i vari Pierini della situazione. Super LC 13, tu hai 14 anni e dopo scuola ti alleni, bravo, bravo, ottimo. Mi raccomando, vedi, come se Trollin, lui a 14 anni faceva delle cose non propriamente corrette col trampolino e gli amici, tu mi raccomando, fai le cose per bene. Allora, DVD di Wrestling Heroes, sai che non mi ricordo, Gabba Styles? Non mi ricordo, non me lo ricordo proprio, qui devi fare tu una ricerca su internet. Ti rispondo anche se è off topic perché hai usato i punti canale, però non mi ricordo di quali abbiamo fatto il commento. Perché abbiamo fatto diverse serie e vedo che su eBay ce ne sono parecchi. Vediamo se ti trovo una lista. Oh, guarda, ho trovato una pagina. Ho trovato uno che li vende tutti su eBay. Ti metto il link in chat. Se ingrandisci la foto, vedi CD per CD il nome. Non si leggono i primi due, però se non ricordo male il secondo era Undertaker e il primo non mi ricordo qual era, era forse John Cena o Eddie Guerrero, no, boh, non me lo ricordo, forse era John Cena. Vabbè, comunque, guarda quel link lì, dovrebbe aiutarti. Domani no live, la prossima è mercoledì con i tre di fuori. Poi giovedì su YouTube, venerdì probabilmente facciamo pausa, e perché poi sabato c'è la live reaction, ve lo ricordo, di Elimination Chamber dalle 17 circa, dalle 17 circa, magari 17.05, 17.10, ma copriamo anche parte del pre-show, facciamo i pronostici, le sensazioni e via dicendo. Ora fatemi vedere se mentre parlavamo è uscita qualche news seria. Sapete qual è il mio problema? Che non seguendo le puttanate del web, io oggi non è uscito niente di serio, non posso fare dei video. E che diamine. Ci sono delle dichiarazioni di Brock Lesnar. Andiamole a vedere, vi va? Prima di salutarci, andiamo a vedere le dichiarazioni di Brock Lesnar. Insomma, personaggio importante che sarà sicuramente protagonista a WrestleMania in un modo o nell'altro. Ah, qua sono furbi, le hanno divise in vari pezzi.
Allora, anche qua è Pat McAfee che lo ha intervistato per il suo show. E Brock Lesnar ha detto che se ne sbatte di SEO, non è nella Hall of Fame. Dice: ho fatto quello che ho fatto, non mi interessa se lascio una legacy dietro di me. Quello che mi interessa è l'essere ricordato da chi mi ha conosciuto come una brava persona, un buon padre e cose di questo genere. Gli hanno chiesto anche del Monte Rushmore, del wrestling, però non ha risposto, ha detto questo è un business dove quello che conta è fare soldi. E non essere su nell'ipotetico Monte Rushmore della disciplina. Beh, insomma, è un Brock Lesnar che ci va giù duro, pesante, ma molto diretto. E secondo me anche sul punto. Cioè, quando io vi dico che per i lottatori veri quello che conta è fare soldi perché è un business e quello che viene ritenuto più forte, quello che fa più soldi, beh, è una mentalità che non è ancora del tutto scomparsa. Poi Brock Lesnar è uno che ci va dritto per dritto, gli altri ora sono diventati zampa amica con una certa tipologia di fan e forse non se lo possono più permettere di dirlo. Allora, qui ha parlato del roster di oggi, qui c'è un virgolettato che dice qualcuno deve step up, cioè qualcuno deve emergere, get over, quindi diventare popolare e capire come mettere i sederi sulle sedie senza preoccuparsi del suo prossimo high spot. Mamma mia, Brock Lesnar, boom, 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 che mitraglia! Cioè, questa frase, adesso vediamo il resto, di Brock Lesnar sembra dire smettetela di fare i fighetti con le mosse assurde, aeree, eccetera. Pensate a come richiamare la gente e non a come fare mosse acrobatiche fine a se stesse. Interessanti, interessanti queste dichiarazioni. Allora, qui c'è. Gli hanno chiesto una comparazione tra Vince McMahon e Dana White, che lavora per la UFC, e dice: non li posso comparare. Le relazioni che ho con i due sono differenti. Con Vince c'è sempre stato un rapporto di odio-amore negli ultimi 20 anni, però è un rapporto positivo. Abbiamo molta acqua che è fluita sotto ai ponti, ma provo un grande rispetto per entrambi. Ho incontrato Vince quando ero più giovane e l'ho sempre visto come una figura paterna perché ho imparato molto da lui. E ho portato le cose che ho imparato da lui quando sono passato in UFC sotto il controllo di Dana White. Vince è una persona che ha raggiunto il successo da solo, da sola, è una self-made person e lo è anche Dana. Poi ancora il Monte Rushmore, l'abbiamo già visto. E poi consiglio ai giovani wrestler. Dice: la situazione è molto strana, tutta l'evoluzione del wrestling. Perché quando io sono arrivato al top c'erano The Undertaker, Steve Austin e altri ed erano quelli, erano i personaggi di riferimento. Oggi invece sono io il vecchio del gruppo e vedo questi giovani e non so cosa pensare. Credo che qualcuno debba, insomma, uscire dalla massa, debba elevarsi, provare a diventare famoso. Quindi qua c'è quello che abbiamo visto, evitare di pensare al prossimo high spot e concentrarsi su come mettere i sedili nelle sedie. Dice Lesnar, dovrebbero pensare come essere differenti l'uno dall'altro e pensare come posso fare più soldi, perché questa è la verità del wrestling, è un business. Le giovani generazioni pensano che se vanno là fuori nel ring e fanno una determinata mossa e la fanno più e più volte, questo è figo, ma in realtà non è il business. Il business è che c'è un good guy e un bad guy, un buono e un cattivo, che si combattono e mettono la gente e portano la gente al palazzetto grazie alla storyline che li coinvolge. Quello che ho trovato divertente del mio ritorno, del mio recente ritorno, è la storyline con Roman Reigns che ha coinvolto Paul Heyman
che è stato con me per 15 anni e ora è tornato ad allearsi con Roman. Vabbè, qui abbiamo una piccola coda. Poi ci hanno fatto un altro titolo dove hanno ribadito le stesse cose che abbiamo già visto su Dana White. Quindi questo è un doppione che non aggiunge niente. Beh, che ne dite in chat? Che ne dite? Intanto guardo se c'è dell'altro e arrivo a leggere le vostre. Brock Lesnar è uno di quelli che non le manda a dire. Intanto Maxis Awesome, non sono quelli? Hanno chiesto Wrestling Heroes. Io ho trovato Wrestling Heroes, che però non abbiamo commentato io e il Frank, vedi? La mia memoria ormai è andata a farsi friggere. È andata a farsi friggere. Chi è che c'era a fare il commento di Wrestling Heroes? Chi è che hanno messo? Valenti e Recalcati? O Lanati e Chiarelli? Sai che non me lo ricordo. Mamma mia, la vecchiaia è una brutta cosa. Però mi ricordo tutte le minchiate che non servono nella vita. Tutte le minchiate che non servono, quelle le ho storate nel magazzino del cervello. Quelle ci sono, indelebili, indelebili. Allora, tornando alle dichiarazioni di Lesnar. Sì, Zandler, sono crude, ma è quello che doveva fare. Ma si sono Valenti e Lanati c'erano. Vedi, tu sei più giovane su questo. Sei più affidabile del sottoscritto. Emanuele, in effetti Lesnar fa questa premessa. Una volta dice, io il giovane e non voglio sembrare il boomer. E la vecchiaia non fa sconti a nessuno. E prima o poi si prova una perversa attrazione per i lavori in corso. Però è così, è così. Probabilmente in molti stanno dimenticando tra i performer che è un lavoro in cui devi fare soldi, è un lavoro in cui devi sbattere i piedi per fare soldi esigendo un personaggio unico che devi contribuire a creare se puoi e delle belle storie. E io ve l'ho già detto, quindi togliamo i panni dell'aziendalista, ho come l'impressione che tanti atleti di oggi, e parlo principalmente di quelli WWE che conosco e seguo come federazione, ecco, ho l'impressione che troppi atleti di oggi siano più interessati all'aspetto social, al guardarsi attorno, al fare il compitino per poter poi cercare altri cavalli da guidare. Questa è una sensazione che ho, potrebbe essere sbagliata, mentre ai tempi del Lesnar giovane e ancora prima ai tempi della NWA, la necessità di sfondare la si vede, e di fare soldi di conseguenza la si percepiva molto più opprimente, perché avevi meno garanzie. Per quanto i contratti che oggi ricevono i wrestler siano ancora estremamente fragili e diano pochissime tutele, oggi, se non hai le mani bucate, fare un 2-3 anni al top ti permette, ripeto, se non vuoi vivere nel lusso assurdo e nei vizi, fare 2-3 anni al top intendo WWE mid-carder, ti permette comunque di avere un cuscinetto di risparmi sufficiente per fare una vita piacevole, immaginandosela sino ad una serena vecchiaia. Quindi probabilmente Brock Lesnar ha notato questa cosa, che aveva visto anche l'Undertaker, ma non era riuscito, di Undertaker, a esprimerla con delle parole gradevoli. Non che quelle di Lesnar lo suonino, ma l'Undertaker si rifaceva ai vecchi territori dove la gente girava col coltello nascosto nel giubbotto e la pistola nello stivale. Insomma, un'altra epoca anche molto pericolosa. E Lesnar invece l'ha messa giù in maniera differente, però il significante non è poi così lontano. L'Undertaker diceva che li vedeva con i videogiochi, con i social e bla bla bla. Lesnar si guarda bene dal citare sta roba, ma dice
vedo troppi wrestler giovani che non hanno capito esattamente il confine del business in cui sono entrati, in cui sono entrati. Simon Direff, Lesnar ha rischiato la vita per fare l'high spot di turno, che era congruo in quel match con Kurt Angle. Tra l'altro la Shooting Star Press era una mossa che eseguiva quando era meno muscoloso, poi ha messo su una massa importante, la eseguiva nei territori di sviluppo, credo Ohio Valley Wrestling, anche qui vado a memoria. E l'esempio che fai su Carmelo Hayes è abbastanza calzante. Prima era anonimo, adesso con un atteggiamento, una parlantina diversa, il sidekick, Trick Williams e via dicendo, è diventato, non dico imperdibile come scrivi tu, magari per te è imperdibile, quindi ci sta, però è diventato un'entità ben definita. Un'entità anche abbastanza moderna, per quanto insomma non faccia ancora nulla di eccezionale, però pian piano si sta dando un carattere, quindi sì, quindi sì.